Finisce 1-2 la sfida tra Arezzo e Brescia Calcio Femminile al Comunale Città di Arezzo, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie B. Avanti le ospiti nel primo tempo con Ghini. Le Amaranto riescono a pareggiare con Razzolini nella ripresa, ma vengono punite poco dopo da Zazzera. L'intensità è stata alta da entrambe le squadre, però c'è tanto rammarico perché comunque dopo tanto eravamo a giocare qua, in questo stadio. E abbiamo, possiamo dire, fatto quasi la partita noi, però se non si butta dentro la palla è normale poi dopo le avversarie se la mettano loro dentro fanno 3 punti. E in primis ci dobbiamo salvare, la salvezza è il nostro primo obiettivo, poi come ho detto alle ragazze dobbiamo sempre osare e quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili e guardare sempre in alto. Questa squadra ha un potenziale e secondo me ha anche un bel potenziale, però bisogna anche che le ragazze devono imparare a sfruttare le loro caratteristiche e quindi ora in settimana già inizieremo di più a andare solo sulla finalizzazione, perché alla fine ora è quello che manca, finalizzare. So da una compagna che si è lussata la spalla, quindi credo che almeno 20 giorni, credo, di prognosi purtroppo li avrà. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero che torni presto in campo, perché l'aspettiamo, è un pezzo importante della nostra squadra. E penso che noi abbiamo fatto una partita forse migliore di loro, meritavamo qualcosa di più. Quello che il rammarico sta nel non aver concretizzato magari determinate occasioni, e mentre loro invece sono state probabilmente più brave nel portare a segno le poche occasioni, se non le uniche occasioni che hanno avuto.